Dovete sapere che Sant'Ampelio è uno dei santi più vecchi che c'è in Italia, del 400. Vi dico subito che Sant'Ampelio non era né un prete, né un frate, né un monaco, era un eremita che faceva di professione fabbro ferraio. Difatti Sant'Ampelio è patrono d'Italia dei fabbri ferrai, soprattutto di quegli antichi del Medioevo che facevano le chiavi d'Italia. Sono chiavi ferrati, spariti, perché hanno l'abitudine di pitturare, cementare. E meno male che nei lavori di restauro è stata ricordata la chiesa comunale, se ne è andata tutta intorno alla casa con la prima parte che è nel 1800. E ha trovato questa strapartita da dove adesso si accede, perché purtroppo fino agli anni 70 avevano sfagato la porta, si doveva dormire, non era sistemata come adesso, e da quel momento lì si è murato quella porta, per il momento si è andata di qua. Con i nuovi lavori di restauro si riaprirà quella porta. Questa è la strada. Mi sono trovato di qui. La signora di Sant'Ampelio di Villa Mia. Sono a Bordigheralta, l'ho trovata solo la gamba. No, no, tutto quello. La gamba nelle reliquie. E l'altro corpo, entrando nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ha trovato un'urna d'argento. Che vedete? Grazie. Prego. Come me, nessun altro come grande sei tu, e che miracoli tu fai, nessun altro come te, gloria, che opera che sei tu, e superbi cosa fai, nessun altro come te.